Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. E questo video è intitolato Eternità e Infinito 2, perché qualche giorno fa avevo già fatto un video intitolato Eternità e Infinito. Ora ne faccio un altro con lo stesso titolo, però ci metto il numero 2 per indicare che prima ce n'era un altro con lo stesso titolo. Il fatto è che l'amico Onorè de Balzac, si vede che Onorè de Balzac è uno dei curatori del mio vecchio profilo su Facebook. Io non so più niente di quel mio vecchio profilo, non so più nulla, ma ogni tanto mi arriva qualche lettera. Mi scrive Onorè de Balzac: caro Serafino, le giro questa lettera scritta al suo fan club di Facebook. Si vede che io ho un fan club su Facebook. Ecco, scrive Barbara Rusconi, va bene? Scrive Barbara Rusconi. E vediamo cosa scrive Barbara Rusconi. Sono una mamma, una donna e una curiosa. La prima volta che l'ho sentita parlare è stato nel video Eternità e Infinito. Oltre alle cose interessanti che dice, la sua persona mi suscita una commozione che vorrei spiegarle. Ho avuto due nonni stupendi e sono anni che ne sento la mancanza. Fortunati coloro, bambini o bambine, che anziché crescere con i genitori, crescono con i nonni. Fortunati loro, va bene? Allora, ho avuto due nonni stupendi e sono anni che ne sento la mancanza. Mi scuserà se mi permetto, ma lei mi dà quella sensazione che avevo quando dialogavo con loro, il parlare con pacatezza e il proporre nuovi modi di vedere le cose, portando esempi da tutte quelle parti che formano questo nostro mondo infinito. Insomma, continua, grazie, e non si dimentichi di noi, e continua e continua. Bene, molto bene, sì, bene, molto bene. Eccola, questa è la lettera, cari amici. Faccio il fermo immagine in modo che voi possiate, se volete, la potete recuperare nella sua interezza. Non so cosa ho detto, cara Barbara Rusconi, nel video Eternità e Infinito. Cerco di riassumere qua. Ti informo, cara Barbara Rusconi, che io questa mattina ho già collocato un video intitolato Papa Francesco e contro il pessimismo. Papa Francesco contro il pessimismo, dove ho parlato di quello che è il pessimismo e ho spiegato come mai Papa Francesco ha parlato contro il pessimismo. E Papa Francesco ha parlato contro il pessimismo in nome della fede cristiana, in nome della fede cristiana, in nome di Gesù Cristo, figlio di Dio, e via di seguito. Io mi limito a parlare contro il pessimismo, siccome non ho il dono della fede e me ne dispiace, e io mi limito a parlare contro il pessimismo e sulla base della nostra ragione. Allora, in un recente video intitolato Il bosone di Higgs e l'universo, io ho commentato questo articolo, d'accordo? Questo articolo apparso sull'inserto Tutto Scienze della stampa del 13 marzo 2013, d'accordo? È scritto da Barbara Gallavotti. Chi lo vuole recuperare, vada a cercare il quotidiano torinese La Stampa del 13 marzo 2013, dentro c'è l'inserto Tutto Scienze e trova questo articolo. Cosa leggiamo in questo articolo? Cosa leggiamo? E leggiamo che relativamente alla energia e alla materia oscura,
relativamente all'energia, l'energia che c'è nell'universo, relativamente all'energia e a quella che si chiama la materia oscura, viene scritto: si tratta di due entità di cui non si conosce quasi nulla, se non il fatto che rappresenterebbero il 95% di ciò che esiste nel cosmo, cioè energia e materia oscura, e di cui non si conosce quasi nulla, costituiscono il 95% di ciò che c'è nel cosmo. Quindi vuol dire che noi conosciamo solo il 5% di ciò che c'è nel cosmo. È scritto qua, capito? È scritto in questo articolo. Allora la scienza non ci ha detto niente sull'energia che anima l'universo, non ci ha detto niente, non riesce a dirci nulla. E neanche su quella che si chiama la materia oscura, non ci dice nulla. Anche perché ho detto e ripetuto tante volte che la scienza non aumenta come in un mosaico. No. La scienza procede per rivoluzioni. Ogni volta che nasce una nuova teoria, spazza via la vecchia teoria e si ricomincia sempre da capo. Diverso il discorso della tecnica. La tecnica sì che si accresce in continuazione, ma vediamo quali sono i risultati della tecnica, no? E la tecnica ha trasformato il nostro pianeta in una fogna a cielo aperto. Quindi se ci atteniamo alla scienza, la scienza non ci dice quasi niente. Sul piano scientifico noi non sappiamo molto, molto di più, non è che sappiamo molto di più di quanto sapevano gli antichi mesopotamici o gli antichi egizi o gli antichi greci, non è che sappiamo molto di più, Sì, sappiamo che la Terra gira attorno al Sole, ma non è una grande scoperta, qualcosa l'avevano intuito già gli antichi greci, che fosse la Terra a girare via di seguito. Non ci sono grandi accrescimenti, se non sul piano della tecnica, non della tecnica, ma la tecnica ha trasformato il nostro pianeta in una fogna a cielo aperto, e magnifiche sorti progressive. E allora per cui solo con le capacità della ragione io arrivo a dire, contro il pessimismo, che dobbiamo riflettere sul fatto che l'universo infinito ed eterno è costituito di atomi e la cui struttura è perfetta, sono dei microcosmi perfetti, cioè l'universo infinito ed eterno è così perfetto che se non fosse così perfetto sul nostro pianeta non ci sarebbe potuta essere nemmeno l'evoluzione della specie. Ecco, è questa perfezione dell'universo, è il fatto che ci sia l'energia di cui nulla si capisce che fa riflettere e magari ti fa anche capire che tutto sommato magari le religioni hanno un fondamento, cari amici, perché se l'universo è qualcosa di fondato su una struttura perfetta come quella degli atomi, se l'universo è mosso da un'energia che non conosciamo, può darsi che ci siano dei misteri, e può darsi che le religioni sappiano dirci sull'universo qualcosa di più di quello che ci sa dire la scienza. E poi c'è sempre da riflettere sul fatto che, per esempio, il premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia, che mi pare che sia ancora vivente, quando parla dell'universo lo chiama sempre il creato. Chissà mai perché un premio Nobel per la fisica debba chiamare l'universo il creato. Vabbè, cara Barbara Rusconi, qua mi fermo. Saluto te, cara Barbara Rusconi, saluto l'amico Honoré de Balzac, saluto tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.